faccio l'apicoltore da poco più di 10 anni. La girosa è fiume di risorgiva che ha le sorgenti dietro questa casa, insomma a 300 metri da qui, e un ambiente caratteristico della campagna in cui io sono cresciuto, in cui vivo, ed è anche il nome della mia azienda. Mi piace immaginarmi come un apicoltore in fase di ricontadinizzazione. Significa, cioè consiste nel ritornare contadini, nel ritornare a fare un'agricoltura complessa, integrata, superare la specializzazione e, come dire, i benefici presunti che ci sono in questo indirizzo, in questa piega che ha preso l'agricoltura in particolare negli ultimi 50 anni. Dal punto di vista economico, l'apicoltura, io sono andato all'apicoltura anche un po', poi mi è molto piaciuta ed è la mia attività, e anche per questo, perché mi ha coinvolto, mi piace, però mi ci sono orientato all'inizio anche perché consentiva di partire con investimenti più piccoli, che non qualsiasi altra cosa io potessi avere in mente in quel periodo. Secondo me quello che dovrebbe tornare ad esserci è una maggior agrobiodiversità e pratiche meno impattanti, per esempio per quello che riguarda la lavorazione dei suoli e il ritorno degli alberi in campagna. Immagino cose di questo tipo nelle stesse filiere, cioè quello che la gran parte di quello che abbiamo intorno è interamente dedicato, cioè rientra all'interno delle produzioni per la zootecnia, un paesaggio che esprime una patologia, ecco, dove invece la stessa zootecnia, lo stesso allevamento può essere fatto in forme diverse e meno esasperate. Ma quello di imparare, ma com'è logico, normale che sia, e su questo per fortuna ho potuto contare sulla conoscenza di persone generose che non hanno avuto gelosia nel mettermi a disposizione le loro conoscenze, la loro esperienza. Questo mi ha molto aiutato. Cioè, se io ti devo parlare proprio del mio lavoro, mi sembra che l'elemento che più lo rende e più problematico è l'andamento delle stagioni. L'ultimo anno il problema della siccità, ma gli anni precedenti anche un andamento delle precipitazioni, non so, primavere molto, molto precoci, che comportano uno sviluppo molto rapido degli alveari, seguite invece a repentini cali di temperatura, precipitazioni molto forti, molto concentrate, che danneggiano le fioriture, insomma un andamento della stagione. Mi piace che sia un lavoro che posso portare avanti io e appunto, come ti dico, in cui mi posso autogestire. Mi piace che sia un lavoro che mi porta a star fuori, a stare all'aperto, esplorare ambienti diversi. Io cerco di non muovermi troppo distante, ma insomma dalla pianura alla collina alla montagna, incontrare gente, essere ospite in case di persone con cui nascono relazioni, e mi piace la relazione con l'ape, insomma. Quindi molte persone, clienti, singoli, famiglie, eccetera, che vengono a prendere il miele. Quando abbiamo finito qua devo chiamarne due che mi hanno detto che passavano questa mattina. Un po' di negozi del circondario, negozi del biologico, ma non solo, e gruppi d'acquisto, e mettere la persona che viene ad acquistare da te un prodotto nelle condizioni di interpretare, comprendere, anche giudicare quello che stai facendo, secondo me è molto importante. E questo è ciò che appunto in Italia si chiama garanzia partecipata, quando poi assume una forma un po' strutturata. Nei gruppi d'acquisto cerco di fare questa roba qui. Un amico che stiamo iniziando a gestire, a recuperare delle terrazze in una zona di collina qui vicino, e dove coltiveremo cereali e legumi principalmente. Ecco. Però anche altre colture, diciamo non orticole da,